Sono Francesca Bellacci, ho un'azienda agricola a San Michele a Morgnano, comune Incisa, ho oggi Figline Incisa Valdarno. È un podere tipico mezzadrile di mezza costa che quando sono arrivata io era. Diciamo, la casa colonica era in condizioni da ristrutturare e diciamo che nella mia volontà di iniziare un'attività di agrituristica, quindi azienda agricola e ospitalità, ho cominciato a pensare di recuperare questo rustico e di avviare parallelamente tutta l'attività agricola. Di soprattutto produzione di olio extravergine di oliva e frutta e verdura di stagione. Quello che diciamo offriva il territorio, un territorio vocato appunto all'olivicoltura, alla viticoltura, c'è anche una piccola vigna e quindi diciamo la mia attenzione è stata appunto focalizzata sulla produzione di un olio, cercando di puntare sulla qualità e di verdura di stagione. La colonica, invece, diciamo nel mio progetto di ristrutturazione, doveva essere coerentemente con quello che ritengo sia diciamo, assolutamente necessario essere sostenibile come diciamo, in agricoltura ho certificato l'azienda come biologica. Altrettanto volevo che la casa, pur essendo una casa di pietra e quindi diciamo, l'efficienza energetica totale diciamo, è difficile da raggiungere, però quanto più possibile a basso consumo energetico. E da qui è cominciata una serie di lavori, questo nel 2010, dove si è puntato a usare esclusivamente energia rinnovabile e quindi a utilizzare fonti rinnovabili come l'energia offerta dal sole, quindi pannelli solari, termici, pannelli fotovoltaici per l'energia e una caldaia ad alta efficienza, biomassa, quindi con la legna sia del podere che diciamo che tuttavia non copre totalmente il fabbisogno, però diciamo con molto apporto anche di legna del bosco e quindi una caldaia ad alta efficienza che coprisse invece tutto il bisogno energetico invernale. In questo progetto il PSR ha avuto un ruolo fondamentale perché ha avuto un cofinanziamento che ha coperto proprio diciamo, la maggior parte di queste spese che erano dedicate alla sostenibilità energetica. Quindi, diciamo, il PSR ha cofinanziato la caldaia ad alta efficienza, i pannelli sia solari che fotovoltaici e poi tutto l'isolamento contro terra e un'altra cosa importante all'interno della casa, suddivisa in quattro appartamenti, uno degli appartamenti è stato destinato anche a persone disabili e quindi diciamo tutto l'abbattimento delle barriere architettoniche è stato finanziato, anche questo cofinanziato dal PSR.